Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Roberto Speranza, buonasera, deputato buonasera. Dell'MDP, cioè del partito dei fuoriusciti dal Partito Democratico. Lo specifico sempre perché temo che non tutte le spettatrici... Articolo 1 è il nome che mi piace di più, dall'articolo 1 della nostra Costituzione. Ho capito, articolo 1, ma non tutti siete d'accordo su questo. Comunque, articolo 1 è MDP. Buonasera, benvenuto. Buonasera, bentornato Gianrico Carofiglio, scrittore che festeggia oggi l'uscita del suo nuovo romanzo, Le tre del mattino si intitola, sempre edito da Einaudi. E buonasera, benvenuto Stefano Capellini, capo della redazione politica di Repubblica. Allora, avete sentito che alla fine il governo ha spinto sull'acceleratore e ha detto che metterà la fiducia sulla nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis. A questo punto MDP con Bersani in testa e i 5 Stelle parlano di atti eversivi, Bersani ha detto che è una vergogna e si preparano anche a scendere in piazza, subito dopo la pubblicità. Onorevole Speranza, allora voi oggi, dopo che il governo ha annunciato che metterà la fiducia sulla nuova legge elettorale, avete parlato di fascismo, di atti eversivi, insomma, Bart Persani ha detto che è una vergogna, vi preparate a scendere in piazza. No, ma le voglio chiedere... Sinceramente mi permetto di interromperla perché la parola fascismo è una parola che nessuno di noi ha mai pronunciato, se non per un precedente storico, che non è un giudizio politico ma è un precedente storico. La fiducia sulla legge elettorale è stata messa nella storia d'Italia 3 volte. La prima volta nel ventennio per approvare la famosa legge Acerbo. Sì. L'Italia è una grande democrazia, guai a pensare che ci sia il fascismo, non siamo in un rischio di questo tipo. Quindi non è un atto eversivo il fatto di mettere la fiducia. Io penso che sia una violenza terrificante al Parlamento, sia un errore gravissimo perché la legge elettorale deve approvarla il Parlamento, mettere la fiducia è un atto sbagliato, da qui al fascismo ce ne vuole. Fa riflettere il fatto che il fascismo ha fatto una cosa del genere, sì. Ma il fascismo è fascismo per altre cose che ha fatto, non certo per questo. Senta, però le volevo chiedere, che male c'è a cercare di approvare una nuova legge elettorale prima di andare alle prossime politiche, che è quello che tutti chiedono, chiediamo, oltretutto una legge che è condivisa dai 2/3 del Parlamento? Ma proprio perché è condivisa dai 2/3 del Parlamento non vedo la ragione per cui non lasciare libertà al Parlamento di esprimersi. Non c'è nessuna ragione per avere paura. Si poteva tranquillamente affrontare la discussione parlamentare, con tutta probabilità qualche emendamento sarebbe passato, dal mio punto di vista, migliorando la legge elettorale. È chiaro che questo governo, che aveva detto nell'intervento di Gentiloni all'insediamento alle Camere, mai faremo una cosa del genere, non saremo mai noi attori protagonisti, oggi smentisce le parole di allora e compie un atto che dal mio punto di vista è molto grave sul piano istituzionale. Per questo noi saremo in piazza domani alla piazza del Pantheon alle 5:30 a Roma per dimostrare che una scelta del genere non può passare sotto silenzio, non ci si può assuefare, non si può far finta di nulla, è un atto gravissimo. È un atto gravissimo, Gianrico Carofiglio, il governo ha avuto paura o doveva invece così affrontare quello che molti definiscono un Vietnam parlamentare, perché poi tra i voti di fiducia, gli emendamenti, insomma, sarebbe poi probabilmente finito e non nulla di fatto. Qual è il problema? Ma intanto registro con sincera soddisfazione quello che ha appena detto Roberto Speranza sul fatto che il fascismo è un'altra cosa, quindi diciamo un po' di igiene linguistica è cosa buona e giusta in questo ambito dove taluni, non Roberto Speranza, tendono a parlare con troppa libertà. Anche la parola eversione è molto a sproposito utilizzata in questo ambito, perché la parola eversione significa rovesciamento violento dell'ordine democratico. Allora, se noi ci dimentichiamo che le parole hanno un peso e una violenza e sono capaci di inquinare, come di fatto hanno inquinato il dibattito politico, rischiamo di impantanarci in una situazione grave. Ciò detto, fatto questo chiarimento
sul linguistico, diciamo così. Vuol sapere se mi piace questa legge elettorale? No, non mi piace molto. Vuol sapere se mi piace il metodo di mettere la fiducia? Nemmeno questo mi piace molto. Purtroppo la situazione è arrivata a un punto per cui probabilmente, era molto difficile fare altrimenti, e questo è il risultato di una legislatura, ovviamente non possiamo farne oggi la storia, in cui gli errori di ogni tipo, di grammatica politica e anche di lessico politico, sono stati molti di più delle cose ben fatte. È così, Stefano Cappellini, e diciamo il ruolo del Premier Gentiloni e del Presidente Mattarella, qual è in tutta questa vicenda della legge elettorale? Perché adesso c'è questa fretta di approvarla subito con un voto di fiducia? Non sarebbe stato più democratico andare per le vie, diciamo, normali? No, questo è fuori discussione, condivido quanto ha appena detto caro figlio. Non si poteva fare? Ma per un motivo abbastanza semplice: i due partiti principali, i due principali contraenti di questo patto, cioè il Partito Democratico e Forza Italia, non si fidavano della compattezza dei propri parlamentari, soprattutto alla Camera, dove era prevista una lunga serie di voti segreti. C'era il timore, probabilmente fondato, che si ripetessero incidenti come quelli che hanno affossato il tentativo precedente nel giugno scorso. Non c'è molto altro da spiegare. Questo nonostante ci fosse sulla carta una maggioranza significativa a favore della legge, ma nel segreto dell'urna si sa che può succedere di ovviamente tutto. Ovviamente questa ostilità di parte delle truppe parlamentari non ha motivazioni tecniche di merito sulla legge elettorale. Il problema molto semplicemente è che tanti parlamentari temono di non essere rieletti con questo nuovo sistema, quindi è chiaro che la fiducia nasce da questa consapevolezza, che in tanti erano pronti. Perché temono di non essere rieletti? Perché il meccanismo sicuramente può danneggiare molti parlamentari attualmente in carica. C'è un meccanismo, diciamo, abbastanza complesso, nel quale non entreremo, ma la sostanza è che soprattutto in alcune aree geografiche faranno più fatica a essere eletti alcuni parlamentari. Un esempio semplice: molti parlamentari del PD eletti al nord faranno fatica a essere rieletti seppur candidati, perché al nord bisognerà battere nei collegi il centrodestra unito, che diciamo in molte aree non può essere sconfitto. Questo è un problema. Lo stesso problema ce l'hanno molti deputati di Forza Italia in altre zone del paese, più al sud. E questo è un tema che ovviamente conta. E questo è l'aspetto. Sono svantaggiati questa legge elettorale? Pesantemente svantaggiati. Perché? No? Perché sono l'unica forza che non può andare in coalizione. Questo per propria scelta politica, ma non c'è dubbio che in questo modo sono avvantaggiate quelle forze che sono in grado di costruire una coalizione unita, e quindi in questo momento è avvantaggiato quindi il centrodestra. Quindi loro di MDP articolo 1 non sono svantaggiati di no. per sé? Beh, no, io penso che anche loro ne siano svantaggiati, perché ovviamente adesso dovranno confrontarsi con una coalizione più larga che potrebbe comprendere anche una parte di interlocutori che finora ragionavano con loro, parliamoci chiaro, Pisapia. Ma soprattutto è chiaro che quando tu ti confronti con un unico simbolo contro coalizioni che invece ne presentano 4-5 di partiti veri, non di simboli fittizi, e questo dà un vantaggio di partenza enorme a chi ha la possibilità di costruire coalizioni di questo tipo. Ha ragione, da lei, no, io penso che prima di star lì a vedere chi ci guadagna e chi ci perde, secondo me c'è un punto politico che a casa capiscono senz'altro. C'è un accordo tra Renzi e Berlusconi, diceva benissimo Cappellini, ed è un accordo per privare i cittadini della possibilità di scegliere i propri eletti. Perché di una cosa c'è certezza assoluta: la stragrande maggioranza dei deputati e dei senatori non sarà decisa direttamente dai cittadini, ma sarà selezionata nel chiuso di una stanza dai capi dei partiti. Io mi sono battuto sempre contro questa cosa qui. Quando ero capogruppo del PD nel 2015 mi dimisi da capogruppo e non votai la fiducia, allora Renzi era segretario, esattamente su questa materia, e oggi, ironia della sorte, mi trovo con qualche anno di distanza a un'altra fiducia che ha esattamente lo stesso punto di fondo, cioè Berlusconi e Renzi decidono di sequestrare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri eletti e decidere loro come sarà fatto il prossimo Parlamento. Quindi io penso che non c'è tanto e solo un tema chi ci guadagna, chi ci perde, l'elemento coalizione, però per me questo è un punto di fondo, e questo ha a che fare con la qualità della nostra democrazia, e mi preoccupa molto perché c'è una rottura in questo paese tra cittadini e politica. Io sono un parlamentare, lo sento tutti i giorni, nessuno ne sente, e mi preoccupa, spaventa tutti noi.
Io penso che se noi continuiamo con i parlamentari nominati dai capi a Roma nelle segrete stanze di pochi, si acuirà questa distanza e il risultato sarà terrificante, sarà più debole la nostra democrazia, al netto di se ci guadagna i 5 Stelle, articolo 1 MDP o altro. Sì, però questo al netto è un netto che invece interessa tutti i partiti ogni volta, perché poi adesso vediamo subito nel punto di Paolo Pagliaro che siamo il paese in Europa che ha più leggi elettorali contraddittorie, quindi anche questa è una contraddizione, che non si può eleggere direttamente il proprio parlamentare. Questa anche è una cosa grave. Temo che ci sia a volte un po' di confusione, c'è una nebulosa di argomenti su questo che forse bisognerebbe un pochettino sfrondare. Allora, l'unico vero sistema perché il cittadino possa eleggere in maniera trasparente e senza il rischio di gravi condizionamenti anche derivanti dalla criminalità organizzata oppure dalla disponibilità di soldi di chi si candida è il sistema uninominale. Quello dei sindaci, per capirci. Quello dei sindaci, in cui quello si che vige in Gran Bretagna, quello che esempio. C'è in Francia con il doppio turno. Il mio preferito in assoluto sarebbe l'uninominale, spieghiamolo a chi ci ascolta. Uninominale è quello che usate quando andate a votare il sindaco. Ci sono due o tre o quattro persone che si affrontano fra loro, sono con nome e cognome davanti a voi, chi prende più voti al primo turno o al ballottaggio viene eletto e di regola ci sta lì per 5 anni, quindi la cosiddetta governabilità. Sistemi diversi da questo, come il sistema delle preferenze, sono sistemi che si prestano purtroppo a un uso demagogico dell'argomento della scelta da parte dei cittadini, perché tutti abbiamo visto nei tempi in cui le preferenze c'erano e c'erano pesantemente utilizzate da ogni tipo di poteri criminali o comunque di sottopoteri, sono uno strumento per far decidere in altre segrete stanze che non sono quelle. Giusto per concludere. Entrambi questi meccanismi sono utili. Questa legge elettorale al 70% elegge col terzo meccanismo, cioè i listini bloccati. Uno vota e quelli vanno. Non c'è dubbio che questa legge, l'abbiamo detto, insomma, non credo che faccia impazzire di gioia nessuno. Il problema però ogni volta che si valuta una scelta, una decisione, si tratta di vedere quali sono le alternative. Purtroppo le alternative in questo paese, nella situazione che si era creata, erano che si votasse con una legge per il Senato, un'altra non legge per la Camera, perché è il risultato di una sentenza della Corte, una situazione di quelle per cui, altro che le pernacchie dal resto d'Europa e dal resto del mondo su quello che facevamo, altro che le coalizioni innaturali e in qualche caso vergognose, avremmo visto, ne vedremo probabilmente. Cosa volevi dire? No, volevo dire che è vero quello che diceva Caro Figlio sulle preferenze, è un metodo che sicuramente soprattutto in alcune aree del paese si presta a essere manipolato, è anche vero che è largamente preferibile dal mio punto di vista votare con le preferenze piuttosto che, anche a costo di subire appunto alcune distorsioni, piuttosto che trovarsi ancora una volta un Parlamento nel quale la stragrande maggioranza dei parlamentari viene scelta dalle segreterie di partito, perché questo è un tema che ha a che fare con la qualità della nostra democrazia in maniera profonda, perché a mio giudizio non c'è dubbio che lo scadimento della qualità del nostro Parlamento e quindi del nostro legislatore abbia profondamente a che fare con il metodo di elezione della nostra classe politica. La preferenza a sinistra è stata molto demonizzata negli ultimi 20 anni, è anche vero però appunto che se su un piatto c'è la possibilità di dare la preferenza all'elettore o dall'altra parte invece ancora una volta la nomina blindata, io continuo a pensare che sia meglio un metodo come le preferenze che quantomeno espone i nostri parlamentari alla necessità di stare sul territorio, di trovare un consenso. Non tutti trovano un consenso clientelare, per fortuna ci sono anche ancora tanti politici che il consenso lo sanno trovare sulle proposte, sul rapporto col territorio. Questa dimensione negli ultimi 20 anni è drammaticamente mancata. Onorevole Speranza, le posso chiedere se da oggi voi siete ufficialmente all'opposizione del governo Gentiloni? Noi abbiamo scelto oggi di votare no, abbiamo fatto una riunione dei gruppi e all'unanimità dei nostri gruppi, del gruppo alla Camera, abbiamo scelto di votare no. È chiaro che un voto del genere segnala una rottura che è irrecuperabile. Io credo una rottura che a questo punto diviene difficile recuperare. Abbiamo sempre detto in questi mesi che l'interesse del Paese, la stabilità del Paese viene prima. Non saremo noi a far arrivare la troica, lo abbiamo detto in mille occasioni, però è chiaro che qui si consuma una rottura. È una rottura grave perché c'è in qualche modo anche un venir meno ad un impegno.
Gentiloni, che persona... Lei ha detto che si sta scherzando col fuoco, no? No, si sta scherzando col fuoco perché Gentiloni viene in aula e dice il governo non sarà mai protagonista, dovete essere voi Parlamento a decidere. Applauso di tutti, e quel giorno tutti dichiarammo bene, un passo avanti, siamo passati dal Premier Renzi che mette la fiducia a uno che dice decide il Parlamento. Vabbè, oggi... Ma non ha ragione anche caro figlio a dire che probabilmente l'alternativa io penso che la politica non può vivere col coltello alla gola. Gentiloni ha detto che avrebbe agevolato l'approvazione. La politica non deve sempre turarsi il naso e scegliere il meno peggio. La politica in questo caso deve avere il coraggio di una discussione parlamentare. Per esempio, c'erano alcuni emendamenti importanti che avrebbero migliorato questa legge. Ne dico uno su tutto, il voto disgiunto. Tu in un collegio puoi votare Speranza se ti piace Speranza, però se non sei convinto del partito di Speranza voti per un altro partito. C'è più libertà per l'elettore. Invece no, si è voluto blindare tutto per decidere tutto dentro poche stanze. Io credo che la politica deve avere l'ambizione di puntare all'ottimo. Qui invece c'è un patto tra due che sequestrano la volontà degli elettori e sequestrano anche il dibattito parlamentare. Quindi io ritengo gravissimo questo passaggio, ed è chiaro che il rapporto con noi, tra noi e Gentiloni, che già era complicato perché c'è una distanza sulle questioni economiche, con questo passaggio si rende oggettivamente difficilissimo. Caro figlio, nel merito sono d'accordo con quello che ha appena detto Roberto Speranza sulla questione del voto disgiunto, l'avrei preferito anch'io. Ecco, ma cosa può succedere adesso, che domani vanno in piazza articolo 1 MDP a Roma, in piazza del Pantheon mi pare, no? Poi anche il Movimento 5 Stelle, gli animi si stanno surriscaldando, le parole in alcuni casi sono parolone, grosse. Volano in maniera incauta, ma non succede nulla, e questo mi dispiace perché non è che il mio desiderio sia che succeda qualcosa di grave, ma il problema è che nel paese c'è un'assuefazione ai toni alti, alla polemica violenta su ogni argomento, a quello che abbiamo detto prima, alle parole inutilmente cariche, per cui tra l'altro su una questione così tecnica come la legge elettorale la gente capisce molto poco, anche noi che magari ci interessiamo non capiamo tutti quanti i dettagli, e la gente sente un rumore di fondo, e questo ovviamente mica lo dico con soddisfazione, lo dico con dispiacere. Il fatto che io stia prevedendo, penso di non sbagliarmi, che alcune forze politiche interessanti, con le quali peraltro io condivido molti punti, anche se non condivido talune scelte strategiche, scendono in piazza, e io credo non se ne accorgerà quasi nessuno, non è una buona notizia, è una pessima notizia per la democrazia. Però io su questo, che sono spesso d'accordo con caro figlio, vorrei dire una cosa, attenzione, perché io sono un po' più ottimista di caro figlio, anche sul referendum costituzionale. A un certo punto ci avevano detto, guardate, è inutile perdere tempo, ha già vinto Renzi, stravince il sì, non ci sono problemi. Di Costituzione chi si occupa? La gente non ha lavoro, ha fame, c'ha i problemi della sanità, c'ha il figlio a casa che non lavora. Però poi a un certo punto le persone sono interessate, hanno votato in tantissimo e hanno scelto nel merito. Io penso che le battaglie sulla qualità della democrazia non sono mai battaglie perse, sono sempre battaglie importanti. Sì, domani vado in piazza convintamente. Guardi, io lo ribadisco, mi sono dimesso dal presidente del più grande gruppo parlamentare italiano sulla legge elettorale. Mi dicevano tanti, sei un matto. Vorrei ricordare che la legge elettorale è una cosa importante. La battaglia referendaria, onorevole Speranza, vorrei ricordare, era soprattutto una battaglia pro o contro Renzi, per colpa di Renzi, ma questo era, insomma, diciamo, nel merito della riforma costituzionale. In tanti hanno votato, perché c'è stata sicuramente una battaglia anche politica causata da Renzi, ma c'è stata anche tante persone che sono interessate alla Costituzione. Ma certo. E io a quelle persone oggi dico, attenzione, perché questa legge elettorale è esattamente contro lo spirito del 4 dicembre. Allora io le dico e vi dico invece, attenzione con il punto di Paolo Pagliaro, perché il nostro paese è l'unico nel panorama europeo ad avere delle leggi elettorali così mutevoli. Guardate. L'articolo 63 del codice di buona condotta in materia elettorale, approvato 15 anni fa dal Consiglio d'Europa, Commissione di Venezia, sembra scritto per l'Italia. Afferma che la stabilità del diritto è un elemento importante per la credibilità di un processo elettorale ed è essenziale al consolidamento della democrazia.
Infatti, se le norme cambiano spesso, l'elettore può essere disorientato e non capirle, specialmente se presentano un carattere complesso, a tal punto che il cittadino potrebbe, a torto o a ragione, pensare che il diritto elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano il potere manovrano a proprio favore e che il voto dell'elettore non è di conseguenza l'elemento che decide il risultato dello scrutinio. Proprio per evitare che ogni governo e ogni maggioranza si facciano la propria legge elettorale secondo le convenienze del momento, in 17 dei 27 paesi dell'Unione Europea le regole del gioco sono inserite in Costituzione. Ci sono paesi come la Grecia dove eventuali modifiche entrano in vigore solo dopo due tornate elettorali. Questo non significa che negli altri paesi non si intervenga spesso per modificare singoli aspetti, come la dimensione dei collegi o le preferenze, ma sono aggiustamenti tecnici, niente di paragonabile agli stravolgimenti dell'intero impianto elettorale tipici dell'Italia dagli anni 90 in poi, con passaggi disinvolti dal sistema proporzionale a quello maggioritario e di nuovo a quello proporzionale, più o meno ibrido, con e senza le preferenze, con e senza premi di maggioranza, con e senza significative soglie di sbarramento, con ciò provocando interventi inevitabili, ripetuti e decisivi della Corte Costituzionale. Questo pastrocchio non ce l'ha chiesto l'Europa, che anzi, come detto, ci aveva chiesto esplicitamente di evitarlo. Allora Gianrico Carofiglio, Pisapia, che Bersani aveva indicato come leader, ha rotto con Bersani. Lei ha capito il punto del contendere? No, non perfettamente. In realtà l'idea, diciamo così, per cui hanno rotto era già presente all'inizio ed era quella per cui molti, io per esempio, pensavano che non ci sarebbe stato un accordo, cioè una diversità di vedute insanabile sui rapporti a sinistra, in particolare sulle prospettive dei rapporti con il principale partito, piaccia o meno, del centrosinistra, cioè il PD. E quindi era molto difficile che si trovasse un punto d'incontro. Anche questa non è una buona notizia per me, perché per me, soprattutto nel momento in cui si approva una legge in cui ci sono le coalizioni, sarebbe molto sano che ci fosse una forza politica di sinistra consistente che vada in coalizione, che vada a sostenere un punto di vista per certi aspetti alternativo, ma non antagonista rispetto al principale partito del centro-sinistra. Posso fare una domanda su questo, sì. Speranza? Perché c'è una cosa che credo che qualunque cittadino può comprendere bene della nuova legge elettorale, cioè con questa nuova legge elettorale tutti i voti del centrodestra finiranno in un unico contenitore e quindi, diciamo, si sommeranno. Tutti i voti del Movimento 5 Stelle rimarranno lì dove sono, gli unici voti che si sparpaglieranno su più poli sono quelli della sinistra, il che già dà un pronostico abbastanza chiaro su quale può essere l'esito delle prossime elezioni. Ora è chiaro che voi adesso con questo schema vi state assumendo la responsabilità di sparpagliare i voti della sinistra su due poli e quindi comunque di rendere più probabile la sconfitta della sinistra. Ma secondo me la sconfitta della sinistra avviene se si fanno scelte sbagliate nel merito, così come le coalizioni sono sempre possibili. Io sono sempre pronto a sedermi a ragionare con tutti, però bisogna discutere di merito. Il problema è che le scelte fatte in questi anni sulle politiche dal PD hanno provocato una rottura. Le alleanze non si possono mica fare sulle persone. In questi giorni si è parlato continuamente Pisapia, Bersani, Renzi, ma possiamo parlare... Irrecuperabile, mi scusi, tra voi e Bersani? Tra me e Bersani c'è un ottimo rapporto, noi e Pisapia c'è un rapporto assolutamente tra cordiale. Tra Pisapia e voi, anche perché Pisapia ha detto oggi, tanti auguri, buon viaggio. Oggi per i deputati vicini a Giuliano Pisapia con noi votano no la fiducia su questa scelta che ha fatto il governo sulla legge elettorale. Io continuo a ragionare, però rovesciamo la piramide. Possiamo smetterla di parlare di nomi e per un istante parlare di merito? Renzi ha fatto il Jobs Act, ci ha detto col Jobs Act finalmente c'è la stabilità. Dall'inizio del 2017 ogni 100 contratti, 12 sono a tempo indeterminato, 88 sono precari. Possiamo dire che il Jobs Act su quel fronte non ha funzionato? Ecco, no, chiaramente per Renzi non si può dire, ma le voglio chiedere un'altra cosa. Parliamo però, un attimo, non di persone. Perché altrimenti diventa Speranza. Un teatrino della politica in cui si parla solo di figurine. Io non voglio parlare di figurine, voglio parlare di questioni molto concrete, come per esempio quella che voi pensate che si possa fare, si possa costruire un centro-sinistra
di governo, quindi che vada a governare questo paese senza il Partito Democratico. Come le sembra? Cioè, totalmente io sono irrealistico, convinto, no? Perché il Partito Democratico ha comunque ancora un 28%, no? Io ho un'impressione molto diversa sullo stato di salute del Partito Democratico, ma questo inizieremo a vederlo in Sicilia tra qualche... In Sicilia c'è il primo sondaggio vero tra qualche settimana, quindi vedremo con attenzione quei numeri. Però anche qui ci sono milioni di persone italiane che si sentono di centrosinistra, ma che non sono più disponibili a seguire il PD di Renzi per le scelte che questo PD ha fatto. Sto parlando degli insegnanti arrabbiati per la buona scuola, sto parlando del mondo del lavoro che non ha capito il Jobs Act, sto parlando di tanti di quei 12 milioni di italiani che non si curano come dovrebbero, sto parlando per esempio di un mondo ambientalista che non ha capito il referendum sulle trivelle. Quindi lei mi sta dicendo di sì, io sto dicendo questo, c'è bisogno di costruire un campo diverso dal PD per riportare questa gente a votare. Fatto un'altra domanda, io voglio costruire un centrosinistra alternativo alle politiche che lei del lo PD. Voglia fare, io su questo non ho nessun penso che dubbio, se ho qualche sia dubbio sul fatto che possiate fare un centrosinistra di governo senza il Partito Democratico. Io penso che invece questo sia possibile. Va bene. E anzi, se non facciamo questo, non governerà né il PD né noi. Perfetto. Caro figlio, come la possiamo vedere questa cosa delle figurine, come la chiama Speranza? Perché allora Pisapia dice che D'Alema dovrebbe fare un passo di lato, l'ex leader del PDS Occhetto è arrivato a dire che D'Alema è un serial killer. Intanto perché tanto accanimento contro Massimo D'Alema e conta ancora così tanto? Posso dire, è un tema che non mi appassiona particolarmente. Allora passiamo all'altro. No, ma rispondo, però anche in questo ambito, diciamo così, una maggiore sobrietà di linguaggio, dai serial killer a tutto quanto il resto, non sarebbe sgradita. Ci ho detto, proprio per non sottrarmi la domanda, secondo me alcune delle cose che dice D'Alema sarebbero più credibili se uno non percepisse, magari sbagliando, magari mi sbaglio, un'intenzione fortissima di ritornare in una certa arena, intenzione che viene dichiarata anche dicendo me lo chiedono tutti di candidarmi, che è un tipo di argomento che a me personalmente mi ha sempre lasciato un pochettino perplesso. Ecco, ma voi lo candiderete a questo punto D'Alema? Noi faremo scegliere i territori, soprattutto se c'è una legge elettorale in cui sono tutti bloccati, noi costruiremo un metodo democratico per cui saranno i nostri elettori. Quindi farete le parlamentarie. Ci inventeremo una formula di partecipazione dal basso. Parlamentari è un nome che è stato usato dal PD, non credo che useremo lo stesso nome, ma evidentemente una metodologia che consentirà ai territori di scegliere, a maggior ragione, se c'è una legge elettorale in cui la maggior parte dei parlamentari è purtroppo nominata. Quindi alla fine il vero problema, Capellini, resta sempre Matteo Renzi. Ma sì, non c'è dubbio. Il problema è la figura di Renzi, che in questo senso è esattamente l'opposto speculare di D'Alema rispetto all'accusa dell'essere divisivo, no? È chiaro che il problema è Renzi, lo è anche per Pisapia, perché Pisapia, pur chiaramente smarcandosi da MDP, cioè nonostante pone chiaramente un tema di leadership e di premiership, non a caso dice pubblicamente c'è la possibilità di ragionare su candidature, su candidati diversi da Renzi, e lui subito fa il nome di Gentiloni e dice ha un profilo altissimo. Credo anzi che proprio la scommessa che ha allontanato Pisapia da MDP sia proprio l'idea, non so quanto fondata, che ha Pisapia che possa succedere qualcosa nel campo del PD che porti il PD a non avere Renzi candidato. Io ho 38 anni. Ma mica faccio politica per far cose contro Renzi, ma non mi interessa proprio, non è un argomento che mi interessa, come non mi interessano altre personalità. Il punto sono le politiche che si fanno. Chiaro. Le politiche fatte da Renzi sono state sbagliate, hanno provocato delle fratture, e io voglio offrire un'alternativa a un popolo che dietro Renzi non va più, o si asterrà o voterà per i 5 Stelle. Io voglio invece offrire un'altra opportunità, un altro campo. Va bene, io invece adesso voglio chiudere perché c'è Giovanni Floris. Però prima voglio chiedere a Gianrico Carofiglio, che ha da oggi nelle librerie il suo nuovo romanzo che si intitola Le tre del mattino, edito da Einaudi. E siccome lei ha detto che questo è un libro molto diverso da tutto quello che ha scritto sinora, perché? Beh, per molte ragioni. Intanto perché si ispira direttamente a una storia realmente accaduta, poi la trasforma in romanzo, ma c'è addirittura un personaggio che viene direttamente dal mondo reale con nome e cognome. Poi perché è un romanzo di formazione nel senso tecnico del termine,
cioè la storia di un ragazzo di 18 anni che incontra per circostanze inattese suo padre, intendo incontra nel senso di conoscere, passano 2 giorni e 2 notti a Marsiglia e si specchiano l'uno nell'altro, e questo specchiarsi l'uno negli occhi dell'altro e viceversa produce la trasformazione delle vite di tutte e due. Credo che sia il primo romanzo di formazione in senso tecnico che scrivo, e devo dire è stata un'esperienza piuttosto intensa per me scriverla. Un po' autobiografico? No, non è autobiografico, se non autobiografia delle emozioni che c'è sempre. Però c'è un sacco di cose che attraverso una storia di finzioni ho recuperato della mia personale esperienza, sia come padre che come figlio. Allora, Le 3 del mattino, pubblicato da Einaudi, di Gianrico Carofiglio, il suo ultimo nuovo romanzo. Grazie Gianrico Carofiglio, grazie onorevole grazie Speranza, grazie Stefano Cappellini, grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio a Giovanni Flores, al suo di martedì, tra gli ospiti Eugenio Scalfari, Luigi Di Maio, Monsignor Vincenzo Paglia. E noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci, grazie.